Il corto dura 16 minuti, ma è un condensato di denuncia ed emozione. Al centro l'abuso di alcol tra i minori e ciò che significa per le famiglie e per la salute dei ragazzi. Il progetto La chiave dietro la porta, che si completa con un libro, è realizzato dalla casa editrice Rogiosi di Rosario Bianco, firmato da Oreste Ciccariello ed Erminia La Ferola, è stato presentato al Cinema Metropolitan di Napoli. Bisogna educare questi ragazzi a una moderata attività di uso di alcol. Questo è vero, questa è la verità, che noi dobbiamo cercare di convincere i ragazzi che l'uso moderato di alcol può diventare una bella occasione di divertimento, di convivialità, ma oltre no, assolutamente diventa pericoloso e eccessivo. Preziosa la collaborazione del Comitato Genitori No Alcol di Gerardo Avallone e dell'Arma dei Carabinieri, rappresentata dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Napoli, il Generale di Brigata Giuseppe Lagala. Io credo che mettere la cosiddetta chiave di traporto è un segno molto importante. Ma in realtà, cioè, a cosa serve? Serve a noi genitori ad accogliere i figli al momento in cui ritornano a casa e probabilmente tornano che hanno bevuto ed è successo qualcosa. L'amore e l'affetto che un genitore riversa nei confronti di un figlio non può nessuna istituzione riversarlo e di conseguenza nessuno può dare la spinta e l'aiuto che siamo noi a dare. A me è capitato una volta di incontrare dei ragazzi che non si reggevano assolutamente e stavano guidando un motorino. I carabinieri li hanno fermati, hanno chiamato i genitori che in quel momento anche hanno avuto un atteggiamento anche forse un po' scocciati, perché erano stati chiamati alle 2 di notte per andare a prendere il figliolo, ma quando sono andati sul posto hanno visto che i propri figli non riuscivano ad alzarsi in piedi, erano seduti per terra. E allora a quel punto mi ha colpito moltissimo la scena di una mamma, di questa mamma che si è avvicinata al figlio e vedendo che non si riusciva ad alzare poi si è girato verso il carabiniere, l'ha abbracciato con le lacrime agli occhi e ha detto grazie. Questo è quello che stiamo cercando di fare, stiamo cercando di far capire che la nostra è un'uniforme amica. In sala il dibattito è stato moderato dal direttore del Mattino, Federico Monga. Invitati tutti i candidati a sindaco di Napoli, l'unico che ha risposto è stato Catello Maresca. Bisogna ripartire dalla socialità, bisogna riprendere a riempire le piazze con moderazione, ovviamente con tutti i controlli indispensabili. Bisogna anche recuperare, forse questo vale un po' più per i genitori, la capacità di far sognare i nostri giovani. È come se avessero perso il diritto all'idealità, noi glielo dobbiamo restituire.